Buongiorno, oggi è il 1° dicembre, ovvero è la giornata mondiale per la lotta all'HIV/AIDS. Siamo qua in clinica con il professor Di Biagio per vedere alcuni numeri della regione Liguria, ma fatemi dire tre cose molto importanti. La prima è che purtroppo l'incidenza sta crescendo di questa malattia e lo vedremo anche con alcuni dati della nostra regione. Il secondo dato è che l'età media alla diagnosi è leggermente cresciuta, cioè fondamentalmente siamo passati da una media di 30 anni a una media intorno ai 40 anni, quindi un po' più avanti. E il terzo messaggio è che purtroppo molte delle diagnosi che vengono fatte sono tardive, cioè avvengono già quando ci sono i sintomi, quindi vuol dire che la prevenzione, cioè tutta la parte, come dire, precedente, di fare il test come raccomandiamo sempre noi, purtroppo non avviene. Ultimo messaggio è che forse per il futuro, anziché parlare di giornata mondiale della lotta all'HIV, si parlasse di giornata mondiale della lotta all'HIV e alle altre malattie sessualmente trasmissibili, perché purtroppo oggi la grandissima maggioranza, se non quasi tutte, queste infezioni avvengono per trasmissione sessuale, perché non viene utilizzato l'unico strumento vero di protezione, che è il preservativo. Quindi il messaggio oggi è: fate il test e utilizzate il preservativo. E adesso vediamo i dati della Liguria. Sì, i dati della Liguria, in particolare ci siamo concentrati sulla nostra clinica, dove viene raccolto circa oltre il 50% dei casi della nostra regione. In questa prima diapositiva vedete che come questa infezione non riguarda soltanto le persone che provengono da paesi non, diciamo, non italiani, ma per il 53% riguarda persone italiane, quindi che hanno frequentato le scuole, che hanno avuto un'istruzione italiana, quindi che sanno benissimo che cos'è l'infezione da HIV. Quindi il primo dato importante è che forse di HIV ancora oggi si parla troppo poco, o comunque le persone non sanno bene cosa vuol dire l'infezione da HIV. L'altro dato interessante è che purtroppo, questo è un dato negativo, ci sono 21 pazienti che arrivano alla diagnosi in una fase tardiva, ovvero hanno già le difese immunitarie molto basse, oppure, come nel caso di quelle 11 persone, sono già in una fase di AIDS conclamato. Quindi il messaggio forte è: italiani molto spesso con una diagnosi tardiva di infezione da HIV. L'altro dato interessante è quando andiamo ad analizzare il fattore di rischio. Come diceva il professor Bassetti, noi abbiamo la maggior parte delle infezioni che oggi è a carattere sessuale. La vecchia via di trasmissione, che era la tossicodipendenza, rimane giusto una cosa aneddotica da raccontare, un fatto storico. Quindi è molto importante ritornare al discorso delle infezioni sessualmente trasmesse. Ultimo punto: dove si fa la diagnosi? Dove si fa la diagnosi? Malattie infettive. Quello che bisogna fare è parlare con i medici, con i nostri colleghi, con gli altri specialisti, e far capire che l'infezione da HIV è una malattia che può esserci in tutte le persone. Quindi il test non si deve fare solo quando ci sono i sintomi, va fatto prima, mi raccomando, perché oggi questa, come tante altre, è una malattia trasmessa attraverso il sesso.